Niccolò Solopetto. Giuseppe, grazie. Giuseppe. E Manfredoniani in Serie A2. Che emozione è stata, Michele? Ah, è stata una grande emozione. Io non è il, diciamo, già l'anno scorso ho esordito in questa categoria, quindi per me non è stato un'emozione come l'anno scorso, però abbiamo una grande squadra, stiamo tutti quanti bene, stiamo lottando per l'obiettivo che ci siamo imposti all'inizio stagione e oggi abbiamo fatto contro una grandissima squadra. Noi l'abbiamo preparata molto bene in settimana, abbiamo aggiustato qualcosina che abbiamo sbagliato nel sabato scorso e questo è il risultato, un grandissimo risultato, 8-1. Speriamo di proseguire con queste grandissime vittorie. Nicolò, ci è mancato poco che segnassi pure nei pochi secondi che hai giocato. Sì, è stata una grande emozione, diciamo, mi sono trovato un po' impreparato, però per quel poco che ho giocato ho dato il massimo. Quelle poche occasioni. Può sembrare un risultato eccessivo contro il Cassano, però sicuramente ha premiato la vostra maggiore concretezza e la voglia di vincere. Sì, l'abbiamo preparata bene, abbiamo lavorato molto e sì, il risultato si è visto con questo risultato. È sempre un onore per me entrare per lui, che è un ottimo amico. Ringrazio il mister, il Mario, il mister dei portieri che ci ha aiutato sempre. Niente, puntiamo ai nostri obiettivi adesso e niente, grazie a tutti. Come allenarsi in settimana con questi mostri, perché comunque siamo primi non per caso, ma perché abbiamo anche una rosa di uomini molto importanti. Vabbè, sì, ormai si è fatta l'abitudine, ormai sono 4 anni che gioco con loro, quindi è bello, è sempre bello, è sempre un'emozione crescere giorno dopo giorno, puntare degli obiettivi e raggiungerli, è questo ciò che facciamo noi. Però quanto si impara da tutti questi campioni durante la settimana? Tantissimo, danno tantissimi consigli, per me è il primo anno, ma sto lavorando bene anche grazie a loro, che sono certamente delle persone, prima che calciatori sono delle grandissime persone. Per chiudere, è un campionato strano perché non ci sono riferimenti, chi gioca, chi non gioca, bisogna giocare solo partita per partita e cercare di vincere. Sì, noi diciamo non guardiamo le altre squadre, noi pensiamo a noi. Noi abbiamo avuto la fortuna, diciamo, che le partite le abbiamo giocate quasi tutte, solo due sono state rinviate per causa Covid. Però noi continuiamo a lavorare così, sempre intensi, sempre duri, forti, per arrivare a sabato sempre pronti per le battaglie che ci attendono. Grazie ragazzi. Grazie a voi.